Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Siamo su Homesick e torniamo ad esplorare questo posto. Allora, dopo esserci bloccati con l'enigma dell'ascensore, che tra l'altro non ricordo neanche in che modo ho risolto, siamo riusciti a scendere giù da qui. In realtà non abbiamo preso l'ascensore, abbiamo usato una scala di sicurezza per arrivare giù. E... Qui ci dice che dobbiamo metterci qualcosa, o che comunque è interagibile questa cosa. Bene. Qui c'è già un mezzo enigma. Abbiamo una donna, un uomo. Ok. Un'altra donna. Forse qui ci va il busto di un uomo. Potrei provare già a scambiarli, intercambiarli, ma non avrebbe molto senso. Proviamo a mettere questo viso qui. Vediamo se succede qualcosa, ma non credo proprio, è soltanto un esperimento. Non succede niente. Rimettiamolo al suo posto, va. Non tocchiamo nulla. La musica si è fatta ancora più malinconica in questa parte del gioco, eh? Qui è bloccato. E qua fuori non so cosa possa esserci, è bloccato anche qui. Figurati se le chiavi funzionano. Bene. A questo punto mi sfugge totalmente il da farsi. Dobbiamo soltanto rendere questo posto adatto per un pisolino. Non l'ho riempito. Perché non riesco a riempire il secchio? Pensavo l'avessi riempito. C'è qualcosa che non va. Lo sapevo. Era troppo basso il livello dell'acqua, devo alzarlo. È una boiata, perché chiunque sarebbe stato in grado di riempire il secchio. Chiunque. Però... Madonna ragazzi, non lo so nemmeno io come sono arrivato a questa cosa. In genere queste sono le cose che mi bloccano. Il punto è che credo di aver capito come ragiona questo gioco. Probabilmente sono arrivato anche alla fine o giù di lì. Non credo sia lunghissimo. Voilà! Ok, adesso l'abbiamo riempito. Possiamo innaffiare i nostri fiorellini. Mi dispiace tantissimo dover dormire, perché è così bello questo posto, questa atmosfera così tranquilla. Mi dispiace doverla rovinare con il nostro incubo nero e schifoso, però dobbiamo.
Immagino che adesso potremmo buttare giù la porta che c'è là in fondo. E infatti. Non facciamoci beccare da questa roba che pare essere petrolio. Poi là. Quanto tempo dura stavolta? Dura tantissimo. Possiamo buttare giù anche questa? Che cavolo sta succedendo? È andato via l'audio. Non si sente più niente. Ok. Non possiamo fare più niente? Si è buggato. Si è buggato il gioco. Cazzo. Mi sono cagato a... addosso. Non possiamo raccogliere l'ascia. Non abbiamo più niente, non possiamo selezionare oggetti. Mi sono veramente cagato addosso. Cioè siamo veramente ridotti così male? Ok, qui non c'è stato un disastro ambientale, qua c'è stato qualcosa di molto più grave. Queste sono tipo radiazioni, qualcosa del genere. Gli impatti negativi includono coma, sensibilità alla luce del sole, debolezza muscolare, perdita di memoria. Ok, sono tutti sintomi che abbiamo noi. Sono tutti sintomi che abbiamo noi. Bene, siamo una vittima di questa roba. E quindi adesso? Adesso abbiamo di nuovo i nostri oggetti, per fortuna. Prendiamo altra acqua. Forse dobbiamo dormire un'altra volta. Abbiamo tutta quest'acqua a disposizione. Forse è segno che... Ok. No, non è così semplice. C'è in giro qualche pianta che dovrei annaffiare? Perché qui ho dell'acqua. Ho dell'acqua. Ci sono in giro dei fiori che potrei far sbocciare? Mi sto fissando col voler tornare indietro. E forse sbaglio. Sbaglio perché non dovrei. Sogno bello. Possiamo andarcene. Ma che bellezza questa cosa. Non so se stiamo dormendo o se siamo semplicemente morti.
Ragazzi, è finito Homesick. Probabilmente il nostro protagonista è morto. Eravamo malatissimi. Abbiamo visto per un attimo allo specchio la nostra immagine. Eravamo ridotti un vero schifo. E molto probabilmente questo è un titolo che andrebbe rigiocato più e più volte per andare a leggersi tutti i documenti, per fare tutte queste cose. Insomma, adesso sappiamo come funziona, quindi poi di enigmi non ce ne sono in realtà, e uno si va veramente a scoprire tutto quello che c'è dietro, tutti i foglietti, queste cose. Noi, per la voglia di andare avanti, di esplorare, abbiamo tralasciato tantissime cose. Cioè, una volta sbloccati tutti i testi, uno dovrebbe tornare indietro, andarsi a rileggere tutte le cose per avere una bella visione. Comunque, non so se questo Homesick valga il prezzo del biglietto, ma sono sicuro che sia un gioco valido, soprattutto se vi siete rotti i coglioni dei soliti titoli. Comunque, lo consiglio a quelli che tra di voi avranno voglia di prenderlo quando ci saranno magari degli sconti o delle promozioni. Sapete, Steam ogni tanto fa queste cose. Lo consiglio veramente, anche se magari chi ha visto questo gameplay si è tolto già buona parte della curiosità.